Piazza Carmine a Taranto si colora con i bambini e anche gli adulti, tutti in pigiama, rigorosamente per la seconda edizione della Pigiama Run. 40 città italiane coinvolte, il capoluogo ionico che ha una lilt molto attiva da tanti anni non poteva mancare. C'è anche chi si è portato il cuscino, ma l'importante è raccogliere questi fondi che andranno devoluti al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa. Sì, certo, noi ci stiamo riprovando per il secondo anno e devo dire, nonostante le previsioni, abbiamo raggiunto un budget superiore a quello dell'anno precedente, 3.000 euro. Devo ringraziare gli sponsor, i cittadini e soprattutto i bambini dei Tamburi e di Paolo VI che hanno fatto delle raccolte strepitose, Simba e l'Associazione dei Genitori. Antena Sud ha voluto trasmettere in diretta anche questi momenti per far arrivare ai nostri guerrieri queste belle immagini, un calore che fa la differenza nella cura. Fa sicuramente la differenza, perché il problema avviene quando i bimbi e le loro famiglie rimangono soli, ma il nostro obiettivo è quello, oltre del personale sanitario, che comunque tutta la società civile sia intorno a loro. Più unico che raro, l'assessore all'ambiente di Taranto in pigiama per una cosa importante, da donna, da mamma, ma anche come istituzione vicina alla Pigiama Run. Sì, è il mio secondo anno, è un'esperienza veramente bella, perché dicevo anche prima, tenere il pigiama, indossare il pigiama, che sembra un gesto così semplice, serve in questo momento a dare vicinanza alle tante famiglie che hanno bambini malati. Irma Di Paola è la testimonial di questa tappa tarantina, è importante esserci, ma soprattutto correre per la ricerca, per la sensibilizzazione su questi temi. Sì, assolutamente, bisogna correre, correre perché il tempo in questo momento, in questo caso, è assolutamente importante, quindi corriamo anche sotto la pioggia se dovesse ricominciare a piovere. Io non ho il pigiama, ma posso correre lo stesso? Assolutamente sì, è l'intenzione che importa. Andiamo.